d'obbligo, cioè inquadriamo sempre ogni giudizio, ogni nota che riguarda il comune, il bilancio del Comune di Firenze all'interno ovviamente dei vincoli che sono vincoli nazionali. Aggiungerei anche europei, vista la funzione importante e centrale che sta avendo l'Europa anche nelle scelte che poi ricadono sulle amministrazioni locali. Tant'è vero che sono proprio le politiche dell'austerità, no, imposte dall'Europa che hanno prodotto, e questo vale per tutti i comuni, un aumento delle spese correnti e poi un crollo degli investimenti. Quindi l'effetto è stato che la spesa, diciamo quella più buona, no, è calata ed è stata sostituita dalla spesa più, diciamo, improduttiva, se vogliamo. Tant'è vero che il Comune di Firenze destina bene il 73% delle risorse per le spese correnti e agli investimenti va al 15%, quindi c'è una proporzione davvero sproporzionata, e a farne le spese poi sono inevitabilmente dei servizi che vanno alla cittadinanza. E tuttavia qualcosa di più specifico su come questo bilancio è costruito andrà pure detto, perché ci sono delle particolarità. Negli ultimi anni, quindi non solo quest'anno 2013 di cui stiamo parlando, ma negli ultimi anni è stato sovrastimato, diciamo così, la voce sia delle entrate correnti, quindi tributarie, multe, sia quella in conto capitale. E così che i bilanci preventivi, se andiamo a vedere 2011, 12, 13, no, promettono, mi viene da dire, no, promettono degli investimenti che di fatto poi non potevano essere assolutamente realizzabili, e infatti non si sono realizzati. Questo è vero per l'ultimo triennio, che poi è quello che abbiamo un po' considerato in questo ragionamento finale, no? Entrando più nel dettaglio, per quanto riguarda le entrate correnti riguardante la gestione dei beni patrimoniali, eccetera, beh, qui ci sono delle entrate inferiori di 68 milioni di euro rispetto al previsto, perché la previsione, diciamo, definitiva del bilancio era di 688 milioni, poi le cifre confermate in entrata sono state di 620 milioni. E francamente ci si chiede come un comune così ricco di beni immobili come è ancora, mi viene da dire, il Comune di Firenze, abbia considerato delle entrate derivanti dalla loro gestione patrimoniale, dagli affitti, in maniera così ridotta. Siamo passati dai 60 milioni del 2011 ai 59 del 2012 ai 57 del 2013, per esempio. Viene da dire, ma insomma, come vengono gestite queste risorse? Per quanto riguarda poi le entrate da alienazioni, trasferimenti da Stato, Regione e permessi a costruire, anche qui la previsione era nel bilancio era di 144 milioni, mentre poi le riscossioni effettive sono state di 79 milioni. Mancano all'appello, insomma, un bel po' di soldi, no? Circa 65 milioni. E devo dire che una cosa la voglio spendere sui permessi a costruire, che sono poi un tassello non certamente non maggioritario, no? Però voglio dire, anche qui, su un totale di 6 milioni di euro, noi abbiamo 4 milioni che vanno, va bene, alla copertura delle spese correnti. Anche qui è una scelta, certo è legittima, per carità, ci mancherebbe, però è una scelta che va a peggiorare, insomma, un po', no? Questa riduzione degli investimenti causata, come dicevo, da regole esterne, dal patto di stabilità interno e quant'altro. E devo dire che se consideriamo il triennio, l'andamento della percentuale degli mesi a costruire destinati alla spesa corrente invece che alla spesa di investimento è francamente cresciuta: 54% nel 2011, 66% nel 2012 e 2013. Insomma, un trend che a noi non convince per niente. Allora, l'aver, diciamo così, amplificato le entrate per investimenti e quindi le spese per investimenti in questi anni fa sì che, se consideriamo tutte le risorse del titolo quarto delle entrate, ma sia anche qui nel 2013 che negli anni precedenti, quindi qui sono presi dei segni attivi, abbiamo accertamenti totali di entrata per 320 milioni di cui sono 90 effettivamente riscossi, cioè il 28%. Allora,
viene da dire, la cassa del comune è peggiorata. Siccome ho sentito ovviamente apprezzamenti finora, capisco i salti mortali che ha dovuto fare il personale tecnico, che poi insomma si è trovato con molte difficoltà, e quindi concordo nel dire che c'è voluto un gran lavoro per mettere in piedi questo bilancio, ovviamente, però insomma rimangono delle cose che vanno sottolineate, insomma, no? Cioè, certo, se si continua ad accumulare debiti e a non riscuotere i crediti, la situazione è tanto rosea, non mi pare, che non può neanche essere definita. I crediti del comune sono molto elevati, toccano i 390 milioni di euro, come del resto i debiti, 358 milioni, e nonostante insomma tutta una serie di operazioni anche nel 2013 di stralcio, a cui si aggiungono dei crediti che difficilmente sembrano esigibili per oltre 14 milioni. Insomma, il rischio evidente è che se i crediti non vengono riscossi si può entrare anche in una situazione, diciamo, critica per quanto riguarda la liquidità, no? E non a caso nel 2013 c'è stato un peggioramento della situazione della liquidità di cassa del comune. Vabbè, al 1 gennaio 2013 136 milioni di euro, al 31 dicembre avevamo 59 milioni, con tutte le motivazioni che sappiamo, insomma rimane però la criticità dell'argomento. Poi è stato già detto, la revisione dei conti, nella relazione dei revisori dei conti si scopre che i residui attivi sono consistenti per quanto riguarda tale settia, insomma di questo abbiamo già detto. E francamente qui forse questa criticità richiederebbe di incrementare il fondo svalutazione crediti, cioè di destinare una parte. Posso? Prego, mi è consentito nell'ultima sedute interrogare. Grazie Presidente, come magnanimo oggi, vabbè. Cioè destinare una parte della spesa corrente a quel salvadanaio, lo metto tra virgolette, non utilizzabile se non per coprire eventuali crediti che risultassero più esigibili. In sintesi, come ho detto, il Comune ha dimostrato nel tempo di avere eccessivamente stimato le entrate correnti e quelle in conto capitale per promettere nei bilanci preventivi spese correnti non realizzabili, e poi consideriamo che oggi ai comuni viene chiesto anche di vincolare ulteriormente le risorse destinate alle spese mediante un fondo non spendibile, e quindi la situazione si aggrava ulteriormente. Oh, per quanto riguarda le spese, beh, insomma, il 73% delle risorse del comune viene utilizzato per spese correnti e, come ho detto, il 15,21% solo agli investimenti. E qui, ripeto, c'è un trend che abbiamo riscontrato anche nell'ultimo triennio che non è molto confortante. Allora, decolla invece la spesa per prestazioni di servizi. Ecco, questo è interessante. Cioè dai 184 milioni del 2011 si passa ai 313 del 2013. La motivazione di questo incremento, che non è da poco, di queste spese, viene indicata nelle utenze, e si dice 10 milioni di utenze, e nelle funzioni culturali 4 milioni e mezzo. Ma insomma qui forse una spiegazione più esaustiva sarebbe necessaria, perché ripeto, è vero che questo è il rendiconto 2013, ma quello che noi abbiamo registrato facendo, insomma, in fase finale anche uno studio che copriva i tre anni, è che questo è, insomma, ci sono delle tendenze che sono andate accentuandosi proprio dal 2011 ad oggi. Quindi insomma queste prestazioni di servizi sono un bel aumento, e viene da chiederci, ma quanto hanno pesato in questi tre anni allora le esternalizzazioni dei servizi, le consulenze esterne? Qui insomma sarebbe materia di dibattito, no? E ultima notazione, nel corso del 2013 sono stati assunti 7 nuovi mutui a carico del comune che portano a 490 milioni il debito totale al 31 dicembre 2013. E quindi insomma viene a dire le entrate, per finire, le entrate correnti sono state inferiori di 68 milioni rispetto al previsto. Insomma, ci sono una serie di situazioni
situazioni che abbiamo, sì, su cui ci siamo soffermati, e le riscossioni sono state molto meno di quelle che erano previste. Insomma, ripeto, è vero che c'è l'Europa e la Troica, è vero che ci sono dei vincoli nazionali, è anche vero che forse delle scelte, pure in un ambito ristretto, il singolo comune può farle, e secondo noi le scelte fatte al Comune di Firenze non vanno nella direzione che noi auspichiamo. Per questo una dichiarazione di voto, così non mi intervengo, il nostro voto sarà negativo. Grazie. Grazie a lei. Anche per il governo del Zorro, possiamo dire, anche se ancora non so meglio, sono stato registrato in lista dell'ultimo consiglio comunale, quindi il caloroso applauso è giusto per il ruolo che il consigliere del Zorro assorta questo consiglio. La parola.